festeggiamenti oggi per il distaccamento volontario di Castellamonte per Santa Barbara? Sì, oggi festeggiamo Santa Barbara assieme anche a Santa Cecilia con la banda musicale di Castellamonte. Per quanto riguarda Santa Barbara festeggiamo un anno intenso di interventi, siamo circa 230 fatti un po' in tutte le nostre zone di competenza e siamo usciti anche fuori zona andando nel Pinerolese nel periodo degli incendi boschivi. Una volta terminato dalla nostra zona qua, le zone di Locana, Valle Sacra, Valle Orco, per un giorno ci hanno mandato su come supporto alle squadre che operavano nel Pinerolese. Quest'anno, oltre agli interventi, c'è stata anche un'intensa attività parallela al distaccamento, dove la nostra delegazione si è impegnata un po' come collaborazione per i vigili, organizzando situazioni di coinvolgimento anche della comunità di Castellamonte e a livello anche di associazione nazionale con Torino. Il nostro obiettivo è quello di avere un automezzo APS che l'altro anno ci avevano donato e adesso la delegazione si sta impegnando per sistemarlo e poi per averlo poi operativo. Oltre a questo abbiamo anche avuto il piacere e l'onore più che altro di mettere come simbolo del nostro distaccamento il nostro autista storico Franco, che abbiamo salutato il 25 di aprile, però è ancora sempre con noi e questo ci tengo veramente a ringraziarlo di tutto ciò che sta facendo nei momenti dove noi non possiamo essere presenti, però lui c'è sempre e la sua disponibilità per noi è molto 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 e molto importante. Un compito non facile è quello della delegazione per riuscire a recuperare i fondi per l'automezzo. Diciamo che non è facile reperire fondi, anche perché giustamente ultimamente viviamo anche in un contesto che purtroppo le risorse economiche non è che ce ne siano più di tanto, però grazie alla volontà di tutti noi della delegazione e fatemi dire anche di ringraziare tutte le aziende, tutti i privati, i cittadini, i commercianti di Castellamonte che ci hanno aiutato veramente tanto, donandoci qualsiasi somma siamo riusciti finalmente ad ottenere la somma necessaria appunto per aggiustare questo automezzo che avevamo trovato in Olanda e l'abbiamo praticamente portato in una ditta di allestimento e adesso stanno facendo gli ultimi lavori per poi metterlo su strada. Quindi veramente grazie a tutte le ditte e a tutti quanti quelli che ci hanno aiutato e che ci vorranno aiutare. Ricordo anche che è sempre attivo comunque il nostro conto corrente, il nostro IBAN, e per chiunque volesse darci una mano, aiutarci in questo progetto che comunque è ancora da portare a termine, può donare qualsiasi cifra sul nostro conto corrente, appunto. Siete sempre anche in attesa che venga terminata la nuova sede? Sì, siamo in attesa che venga terminata la nuova sede, che finalmente si attende da 25 anni qui a Castellamonte, e penso che comunque nei prossimi mesi del 2018 finalmente vedrà la luce questo nuovo distaccamento di Castellamonte, che dovrà essere sicuramente un fiore all'occhiello per tutta la cittadinanza, per tutti i comuni che comunque danno i servizi di prima competenza in caso di necessità. Vorrei dire che non deve essere un orgoglio solo nostro in quanto vigili del fuoco, ma deve essere anche un orgoglio di tutta la cittadinanza castellamontese avere un distaccamento a Castellamonte dei vigili del fuoco. Comunque vedremo nel proseguo del 2018, vedremo di portare a termine anche questo grande progetto, oltre appunto all'automezzo che giustamente ci serve per portare a termine le nostre situazioni in cui verremo chiamati. Come procedono i lavori per il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Castellamonte?
i lavori sono terminati, i lavori del primo lotto, abbiamo chiuso la contabilità, abbiamo affidato la progettazione del secondo lotto per terminare quindi la nuova caserma e al più presto credo che procederanno. Qual è il problema? Il problema è che questo lavoro, questo intervento era legato alla vendita di un terreno che ad oggi non è ancora stata fatta, quindi noi appena termineremo chiuderemo quella partita, la partita della vendita, quei fondi lì che erano propedeutici e destinati proprio allo scopo di terminare la caserma dei Vigili del Fuoco sarà fatto. Sono circa 40.000 euro? Sì, tra quelli che abbiamo già in cassa e quelli che dovrebbero arrivare da questa vendita arriveremo all'incirca quella cifra lì e sono sufficienti per poter terminare la caserma e finalmente inaugurarla. Ma la vendita è solo da concludere o è ancora da trovare il compratore? No, allora la vendita da quello che a me hanno detto è da concludere, cioè c'è già un interessamento e dovremmo concludere, io credo che dovremmo concluderla a breve. Quindi per l'inizio del 2018? Ma sì, credo di sì, dipenderà anche dal compratore, io non so francamente né chi è e né qual è il lotto del terreno interessato, però da come mi hanno detto dovremmo essere abbastanza a posto. E da terminare quindi il piano terreno? Sì, da terminare il piano terreno e da fare ancora alcune rifiniture all'interno di tutta la caserma, però ormai come 40.000 euro non è un lavoro grossissimo, ecco. Quindi speriamo di riuscire a trovare i soldi più presto? Assolutamente sì, e speriamo di inaugurare al più presto anche la caserma.